pillole di Non Solo Suoni Christmas Edition. Anche a Natale la storia della musica passa da noi. Ed eccoci ora a un nuovo appuntamento, ancora una volta con un grande artista che ospitiamo per la prima volta qui a Non Solo Suoni. Si tratta di Kenny Rogers, che oggi per l'occasione è l'interprete di I'll Be Home for Christmas. Intanto spieghiamo a chi non la ricordasse, prima di sentirne le note, che è una canzone natalizia statunitense scritta nel 1943 da Buck Rahm, Kim Gannon e Walter Kent per quanto riguarda la melodia. Venne incisa nello stesso anno da Bing Crosby assieme a John Scott Totter Orchestra per la Decca Records e risultò subito un successo, visto il titolo che significa tornerò a casa per Natale, soprattutto fra i cittadini e i soldati statunitensi che si trovavano nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, tanto che grazie anche a questo brano Crosby riuscì a ottenere il proprio quinto disco d'oro. In seguito divenne una canzone natalizia quasi tradizionale, venne incisa anche per esempio da Perry Como nel 1946 e da Frank Sinatra nel 1957, oltre che da numerosi altri cantanti, tra i quali proprio Rogers. Nel testo della canzone si parla di una persona evidentemente lontana dai propri cari, che si augura di tornare a casa presto e comunque per il giorno di Natale, e lo comunica quasi come in una lettera indirizzata proprio a casa, una missiva nella quale invita i propri cari, i propri familiari, a mantenere, nonostante il dispiacere per la lontananza, comunque le tradizioni natalizie. Secondo il magazine Yank, Crosby ha compiuto con questa canzone per il morale dei militari ciò che nessun altro è riuscito a fare in quell'epoca, quindi della Seconda Guerra Mondiale. Una curiosità però riguarda il Regno Unito. Nonostante il successo in America, infatti, la BBC in Inghilterra bandì il brano perché, secondo la direzione, si riteneva che questa canzone avesse un'influenza negativa sul morale delle truppe britanniche, avvilendole proprio, sottolineando la distanza da casa. 77 anni dopo la pubblicazione dell'originale, intanto il pezzo di Bing Crosby fece il suo debutto nella classifica di Billboard Hot 100, esattamente alla posizione numero 50 nella classifica ed esattamente a gennaio del 2021. Ottenne comunque anche il 15° posto nella Best Sellers nei negozi, la 16ª posizione nella Hot 100 Recurrence e la 30ª nello streaming, oltre a piazzarsi al 23° posto nella classifica Rolling Stone Top 100. Va anche detto che ne realizzò una cover Elvis Presley nel 1957, poi inserita nell'album natalizio della artista. Un'altra curiosità: a dicembre del 1965 ecco che gli astronauti Frank Borman e Jim Lovell, mentre erano sulla Gemini 7, richiesero proprio all'equipaggio della NASA che gli fosse cantata I'll Be Home for Christmas. Tra gli interpreti illustri però c'è stato, come già ricordato, anche Rogers, di cui ora ascoltiamo la versione.